Dedicato alla scoperta dell'affascinante lavoro dell'archeologo e del mondo antico in genere, al via a Campi il progetto denominato Piccoli archeologi crescono. Attività dedicata ai ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni che scopriranno, grazie a 3 incontri che si svolgeranno alla necropoli di Campovalano e al Museo archeologico di Campi, come si svolge il mestiere dell'archeologo. Quindi ci sarà una lezione teorica e poi una pratica proprio alla necropoli di Campovalano, dove verranno ricostruite 2 situazioni di scavo reali. I ragazzi avranno modo di capire le tecniche, di impararle e di metterle in pratica. Nel secondo incontro invece visiteremo il museo e i ragazzi impareranno a catalogare i reperti, a capire il significato degli oggetti che gli archeologi rinvengono durante lo scavo. E nel terzo incontro saranno loro gli antichi, sperimenteranno le tecniche degli antichi pretuzzi. Un'iniziativa che ha subito riscontrato l'interesse e il sostegno convinto dell'amministrazione comunale. Io ho subito accolto l'iniziativa che mi ha proposto l'associazione Zefiro, perché con questo progetto i giovani si avvicinano all'archeologia e allo stesso tempo riusciamo a valorizzare il nostro interessante e importante patrimonio culturale. Quindi voglio ringraziare sia l'associazione Zefiro sia il museo archeologico per questo bellissimo progetto che sicuramente dovrà farsi anche nei prossimi anni, sperando di trovare nuove risorse finanziarie per dargli un ulteriore impulso. Tutte iniziative, aggiunge il vice direttore del Museo archeologico di Campi, Leandro Di Donato, che stanno producendo ottimi risultati. Basti pensare che il numero dei visitatori del museo è incrementato in maniera rilevante, passando da circa 5.600 presenze nel 2012 a quasi 8.300 nel 2013. Credo che il contributo maggiore sia quello di mettere a dimora un seme di conoscenza, di consapevolezza, soprattutto per quelli che un domani dovranno gestire e affrontare le complesse tematiche di uno sviluppo che si basa anche sulla cultura. In termini di visibilità permette di allungare in qualche modo l'arco di tempo in cui si sviluppa la didattica anche al tempo estivo, quindi i ragazzi che finiscono l'anno scolastico possono trovare una dimensione più gioiosa di gioco e anche di conoscenza.